Una giornata dura, rientro, ho bisogno di riposare. Percorro le strade di sempre, ma non riesco a trovare quella di casa. C'è qualcosa di strano, non capisco cosa. Il tempo sembra cambiare repentinamente, non mi rendo conto di che ora sia. Mi spingo fino all'arena dello stretto, vorrei fosse già il tempo di vederla aggrimita nelle sere d'estate, ma non vi è nessuno. Mi giro, è nuovamente giorno, il nostro meraviglioso lungomare è anch'esso deserto. Vorrei capire, ma sì, forse sto solo sognando. Sono già rientrato a casa e sto riposando, e questo è soltanto un sogno, uno strano sogno. Sono nei pressi di Villa Zerbi, il suo stile Liberty anche nello stato di degrado è affascinante. Lascio anche la via Marina Alta. Sul corso Garibaldi incontrerò certamente qualcuno, qualcuno che possa dirmi cos'è questo strano sogno. Purtroppo anche sul corso è la stessa storia, poche sfuggenti presenze, ed io che mi sorprendo ancora una volta. Quanto è bella la mia città, quanto è calma ora. Sembra in questo silenzio voler riflettere con me su quanto spesso sia stata bistrattata, additata, malgestita, offesa e vilipesa. Sembra anche voler ricordare quante persone da tanto, tanto tempo si siano spese e si spendano ancora perché possa risplendere, perché la sua impareggiabile bellezza non resti soffocata. Intanto, senza quasi accorgermi come ci sia giunto, mi ritrovo alla villa comunale. Alberi giganteschi che sembrano fare da contraltare a quelli del lungomare. Adesso sembrano ancora più imponenti ed io, piccolo piccolo, in balia di un tempo e di qualcosa che non riesco a definire. Le torri del castello aragonese sembrano volermi suggerire qualcosa, un pericolo. Ma quale pericolo? Perché ho questa sensazione di colpevolezza? Mi trovo qui a contemplare la magnificenza di questi luoghi, ma nel profondo del mio animo so che non dovrei essere qui. Riscendo, la cattedrale mi infonde serenità e consapevolezza. Sì, comprendo che questo sogno non sia un caso. Capisco che la città mi stia, ci stia parlando, ci stia avvisando, ci stia dicendo che le sue incommensurabili risorse saranno ancora nostre, se sapremo attendere e se sapremo in questa attesa meditare sugli errori e sugli orrori che forse, consapevolmente o inconsapevolmente conniventi, abbiamo lasciato avvenissero. Guardo Piazza de Nava, guardo verso il museo, vorrei che fra i suoi tesori ci fosse questo momento. Vorrei che tutto questo appartenesse ad un passato lontano e sbiadito, come un sogno che inizia a svanire. Adesso ho capito, siamo noi stessi il pericolo, siamo noi il destino ed il futuro, sono le nostre scelte a determinarlo, lo sono adesso e lo sono sempre state. Tutto questo ci ha dato il modo di comprenderlo ed un'altra occasione per riparare, per rimediare, per rinnovare, per rinascere. E mentre lo penso, guardo ancora il tramonto, un nuovo tramonto in attesa di un giorno nuovo che vedrò sorgere da casa.